Questo è meno. Posso uscire tutto qua. Dove vuole? No, cercavo il mio uomo, seguivo lui. Cercava? Sono venuto con una persona che deve essere girata di qua, immagino. Non vedi perché lì non so mica andare. Ah, là no? No. Allora sarà girato di qua. Mi scusi, l'ho perso. Stavano cercando una cucina. Eccolo. Sì. Non ero proprio mai stato, ma non neanche entrato, neanche visto, notato, insomma, sa che io noto tutto, ma è un po' che non passo da Ferretti. Poi non avevo capito bene cosa ci fosse. Ecco, questo è bello per me, questo è carino. Nella, ad esempio, nella vostra camera, forse un po' grande, ma avete il vostro? Sì. Mi ricordo più perché non sono più entrato. Avete l'armadio vostro o quello di mia mamma? No. Ma va bene, perché era un po' rotto. Passate, sì, qua la cassetta è a posto. Allora, sto cercando cucine. Ce n'è una, venga a vedere. Quella no, io l'ho vista. C'è un'altra? No. Sono solo per me. E c'è il pollo niente? No. Bello. Ne conosce altri? I mercatini per tutti? Conosco altri. Andiamo. Andiamo o vediamo? Andiamo a vedere l'altro. Mm-hmm. Qua non c'è. Anche gli abiti. Bellissimo gli abiti. Ma vengo da solo. Un giorno vengo da solo. Qual è il capo? Lo sai? Lei dice che se chiedo mi dicono di no, eh? Un classico. Secondo me mi dicono di no. Perché devono chiedere alla chiesa, alla diocesi. Allora tornerò da sola. No, non sapevo, per carità. Sì, ho fatto il servizio civile a 20 anni. Lo racconto anche adesso perché magari non ha tempo, ma sono andato io spirito che a Natale di un anno e mezzo fa sono andato. Andando, non deve uscire adesso, lui dice, è il meccanico mi ha detto che alla fine le puoi dare 100 euro, non deve uscire di casa, stai lì. Lui si porta via la macchina così, alla fine se mettete la torre. Va bene? Non deve dare 100 adesso, 100 euro non lo deve dare adesso, deve dare per dopo. Va bene? Sì, che il meccanico meglio ancora, lui sta andando a prendere la macchina, tu chiama il meccanico, dire che l'hai stato 3 sta andando a prendere la macchina. Va bene? La porta dove è Gesù? Gesù dopo, io sono oggi a casa, anche domani, vado dove c'è Gesù e guardo insieme a Gesù, se tu vuoi,
della mamma, fai una cosa, della mamma, vieni a prendermi mamma, così domattina. Nuova almeno. Funziona? Progetto della carica, io ce l'ho. Chiamala veloce. Ci sono dei bellissimi abiti da lontano. Che domani. Prego. No, fare questo, perché se lui vede un altro preventivo, aia, tu lasciami, lascia quel foglio lì, che io so quello che ha la tua macchina, stai ferma, stai tranquilla, non deve farle vedere niente a nessuno, tu vieni con me e vedrai che il preventivo che ti ha fatto, quello lì, è un preventivo di cacca, facciamo un preventivo che 500 euro spende come massimo, capito? Allora fidati di me. Perché no, che non capita come l'altra volta, lasciami aiutare e vedrai che tua macchina sarà meglio di prima con poco soldi, capito? No, speriamo, no, tu devi avere fiducia in quello che ti sto dicendo. Hai fiducia o no? Allora fidati. No, non deve essere preoccupata, non deve essere preoccupata. Fra, io non voglio che tu sia così incredula. Sì, io ti dico che la tua macchina sarà meglio di prima, sarà così. Bene, tu devi credere a quello che ti sto dicendo, perché io ho visto la tua macchina, so quello che c'è la macchina. Tu lascia a me adesso, tu solo che voglio che tu veda, che ti convinca di quello che ti sto dicendo. Voglio che venga con me, spero tu lascia a me. Solo che io voglio che tu venga con me, così stai più calma. Però deve lasciarmi a me, parlare a me e non farle vedere nessun preventivo di nessun altro, non farle vedere quella cosa lì. Perché sai che cosa vuoi fare? Cosa capita se tu fai vedere quel preventivo? Quello che vuole fare un favore a me, tu le riempirà la gola. Sai, quando tu vedi a qualcuno che ha fame e le fai vedere un pezzo di pollo, le viene più fame. Allora tu fammi a me, lascia a me. E io ti dico che tu spenderai un foglio che dice tutto quello che c'è da spendere. No. Non te preoccupare, que yo te digo que no serve. No serve. Yo te digo que no serve. Y si tú tiras fuori quel foglio lì, sei arruinata. Si continúa directo. Ah, ok. Te sembra en el embarazo, chiedele scusa. Almeno vai lì, guarda, scusa, me fanno un regalo, no posso fare niente. Tu di anche a me ti piace. Sinistra? Sì. Tu le dici scusa, però mi stanno facendo un piacere, me la riparano, non posso fare nulla perché io soldi non avevo. Tu dille quello e ti chiedo scusa perché, lo so, adesso deve cambiare meccanico. Va bene, adesso tu le chiedi scusa, lo ringrazia comunque, le chiedi scusa. Niente, però se tu la lasci lì devi spendere 1200 euro che sicuramente vuoi spenderlo. Allora tu, se non vuoi spenderlo, fai così: chiede scusa, dalle grazie e arrivederci, ciao, buonanotte. No, non sirve gli 100 euro adesso, non serve, non lascialo lì. Tu risparmialo perché dopo ti serviranno, non servono. Lui mi ha detto ci pensiamo dopo in quello 100 euro, cioè che perciò tu vieni a casa, fai in modo che la mamma vada a prenderti, tu rimani a casa così domattina, io oggi non lavoro, neanche domani. Tu chiamale, tu vuoi venire con me sì o no? Tu, la mamma è a casa, inizia a lavorare alle 10, perciò se tu vuoi che la mamma ti prenda, chiamala adesso e dille mamma vieni a prendermi. Fa la notte questa settimana, ma io oggi sono a casa, lo che io non vado fino al Rio, vedi?
io non vado perché sono troppo impegnato, vado avanti e indietro, sto lavorando con te, sto lavorando con Barney, sto lavorando con mille cose nello stesso tempo. Perciò mi sono preso oggi alla metà del pomeriggio e mi sono preso il giorno completo domani, mercoledì torno al lavoro. O sea che la mia giornata sono così, tu lo sai, avanti e indietro, non mi fermo mai. Vedi? Il carro 3, sì, comunque io, è una Fiat Punto, quando lui arriva lì chiederà, Francesca, comunque io ti invio il telefono di lui. No, guarda, tu chiama il carro 3, sì, dille, se tu vuoi arrivare lì, meglio ancora. Lo che io non so, perché io non ne ho il numero di telefono del carro 3, sì, senti questo. Io ho chiamato a Gesù, io l'ho chiamato, e lui mi ha detto, no, ci penso io con il carro 3, se te lo invio là, lui ha il diriso. Io le ho detto no, perché sto aspettando che la figlia di Delsi ti porti los 100 euro. No, mi servono los 100 euro adesso. L'importante è che tu capisca che sono 100 euro che c'è da darle a lui. Se lo do io, dopo ci mettiamo d'accordo quando ripariamo la macchina. Solo quello, vedi? Solo che se tu vuoi stare lì, l'unica cosa che io non ne ho il telefono del carro 3 per sapere stai partendo, così te lo girava. Non vuoi...